Vado a trovarci un imprenditore Buongiorno, napoletano, buongiorno. peraltro, che è Gianluigi Cimmino. Salve Cimmino. Allora, Cimmino, punto. Buongiorno. Il suo cognome forse non lo conoscete, ma quello che fa lui lo conoscete sicuro, perché lui è il patron di Yamamay, che tutti conoscono in Italia. Quanti negozi avete in Italia? Yamamay e Carpisa, abbiamo oltre 1.000 negozi in Italia. Oltre 1.000 negozi. Che è successo con i vostri negozi? Li avete chiusi in che data? Noi dai primi di marzo siamo in lockdown su tutto il territorio nazionale, oltre che nei 40 mercati in cui siamo presenti. 40 mercati. Mi dica una cosa, i vostri dipendenti hanno avuto la cassa integrazione? No, la cassa integrazione non è arrivata. Non La è cassa arrivata. integrazione oggi non è ancora arrivata. L'attendiamo, la sollecitiamo. Ieri, ultima risposta mail dell'INPS, mancavano i moduli per completare la pratica, quindi A chi? tutto All'INPS? documentabile e documentato. All'INPS mancavano i moduli? Sì. C'era un blocco, ieri c'è stato anche un blocco informatico. Un blocco informatico. Senta, l'ha visto il decreto? Perché mi pare, insomma, lei, io so che è molto arrabbiato per tutta una serie di cose, noi ci entriamo, però insomma, questo decreto 55 miliardi fa tante cose per tante diverse categorie. Insomma, pensa che siamo a un punto decisivo? Ho visto innanzitutto la televendita di ieri sera del nostro Premier e del Governo. Poi stanotte ho cercato di approfondire e di leggere Ah, il sarebbe la decreto in conferenza stampa, particolare. l'avete le vendite, non avevo Sì, capito. poi stanotte ho cercato di approfondire gli oltre 256 articoli del decreto, in particolare quelli che aspettavamo per il nostro settore. È chiaro che non migliora nulla per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le aziende della nostra dimensione del retail, perché rende ancora più confusionaria la situazione sugli affitti, perché per aziende oltre i 5 milioni non c'è fondo perduto, per tutta una serie di motivi, ma adesso non vorrei personalizzare l'intervento Allora, aspetti sulla un mia attimo azienda perché perché. voglio sentire anche Fiano Izzurlo. Voglio dirti che questo signore qui ha lanciato una campagna che si chiama Io resto in azienda. Cioè, quando è uscito l'hashtag famoso Io resto a casa, lui ha detto ma che? Io resto in azienda, perché dice se non rimaniamo in azienda noi, tutti i nostri dipendenti a casa ci rimangono per sempre. Questo è il succo.